Ciao a tutti, sono Alessandro di SpaghettiBites.com. Oggi facciamo un antipasto molto semplice per il vostro capodanno, un salmone marinato allo zenzero. Vi dico gli ingredienti per 4 persone. 1 kg di filetto di salmone abbattuto, zenzero candito, papaya candita, pomelo candito e kiwi candito, 200 g di zucchero di canna, pepe rosa, pepe nero e semi di finocchio, bacche di ginepro, chiodi di garofano, una mela verde, una radice di zenzero, 500 g di sale grosso e per finire un filo di olio extravergine d'oliva. Aggiungete il sale grosso, lo zucchero di canna, il pepe nero, il pepe rosa, i semi di finocchio, i chiodi di garofano e le bacche di ginepro. Girate tutto e la marinata è pronta. Adesso mettete il salmone nella pirofila e copritelo con la marinata. È pronto, adesso lo mettiamo in frigo per 12 ore. Prendete la mela e iniziate a tagliarla a fette. In questo modo. Vedete? Facciamo delle piccole sfoglie da poter poi utilizzare con il salmone. Direi che così è perfetto. Ok. Teniamo da parte questa e questa la utilizziamo. La radice di zenzero, pulite una parte in questo modo, molto semplice, e tritatene un po' in una ciotola. Aggiungiamo un filo d'olio. In questo modo l'olio inizia a prendere il sapore dello zenzero. Teniamo da parte anche questo e iniziamo a tagliare tutta la frutta candita. Potete tagliarla come meglio preferite, a me piace a cubetti in questo modo. Ci servirà poi per andare a decorare il piatto. Questo è lo zenzero. Passiamo alla papaya. Un po' di pomelo e tagliate il kiwi. Adesso tenete da parte tutta la frutta e andiamo in frigo a prendere il salmone. Togliamo il sale dal salmone in questo modo e ci aiutiamo con la parte opposta dalla lama del coltello. Se rimane qualche granello di sale non è un problema, perché comunque non abbiamo messo sale all'interno del salmone. Adesso passate un pezzo di carta da cucina in questo modo, così togliete il grosso che è rimasto del sale. Ecco qua. Iniziate a tagliare il salmone dalla coda in questo modo. Ovviamente le fette le potete fare come volete, più o meno spesse, dipende dal vostro gusto. In un piatto da portata iniziate a mettere le fette di salmone alternate alle fettine di mela che abbiamo tagliato prima in questo modo, così in questo modo, e finiamo con la mela. Adesso andiamo a condire con l'olio allo zenzero. La frutta candita
modo. E potete poi decorare il piatto con un po' di erbe fresche aromatiche. Io in questo caso ho scelto dell'erba cipollina. Il salmone marinato allo zenzero è pronto. Abbiniamo un vino rosato Lumare della tenuta Juzzolini, quindi è un vino calabrese, di un blend Cabernet e Gaglioppo. È un vino che riesce a bilanciare tutti i sapori speziati ed aromatici di questo piatto. Buon Capodanno a tutti!